Knight era proprio una rider-driven company, nel senso che quando c'è un impulso dai rider, ecco che vengono sviluppati i nuovi prodotti. È così che nascono i nuovi prodotti comunque. Lo snowboard non è un semplice sport. Lo snowboard è un cazzo di stile di vita. E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Ho sempre visto Nitro come il brand dei pro. Quando ho iniziato ad amare lo snowboard, i miei idoli giravano con tavole Nitro. Le foto più assurde che vedevo erano di gente sopra tavole Nitro e i film più incredibili mostravano manovre che andavano ben oltre la mia immaginazione ed erano eseguite proprio su tavole Nitro. Ma Nitro è ben più di questo. È un brand che segue le esigenze dei rider e si evolve insieme a loro. È un'azienda da sempre attenta a ridurre il proprio impatto ambientale, anche se non lo dice spesso, ed è anche uno dei brand globali con il campionario più vasto. Infatti è stato difficile anche per Max, che è in Nitro da oltre 20 anni, scegliere qualche modello di cui parlarci. Ma alla fine ci è riuscito. Vi confesso una cosa. Io non ho mai allacciato ai piedi una tavola Nitro, ma dopo questa chiacchierata con Max, una cosa è certa, quest'anno mi rifarò. Benvenuti nella seconda parte di questa serie di episodi sul setup con Max Gionco di Nitro Italia. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Max Gionco. Ciao Max, come stai? Ciao, tutto bene? Sono contento che tu stia bene e grazie innanzitutto per avermi concesso questa intervista, per star qui con noi e per averci dato, ecco, accesso al tuo tempo. So che questa è una fase un po' concitata, la stagione sta partendo con tutti i problemi del Covid, del caso. E quindi ecco, so che siamo tutti super, super impegnati e grazie mille quindi per avermi concesso questo tempo. Allora, Max, Niente, no, ma giusto. la stagione sta. Dimmi, dimmi. No, No, vai, vai, vai pure, no, era che dicevo che la stagione sta partendo, fortunatamente sta partendo. Poi, appunto, siamo qui che capiamo come, ma sono fiducioso che partirà. vai pure. Esatto, speriamo bene. Senti, Max direttamente da Nitro Italia. E per chi non ti conoscesse, ti va di spiegarci brevemente chi sei, di cosa ti occupi in Nitro o se vuoi raccontarci qualcosa su di te? Sì, io lavoro in Nitro da un po' di anni, da poco dopo che Nitro è presente in Italia, quindi da una ventina d'anni che sono con Nitro qui in Italia. Ho iniziato come rider e poi pian piano mi sono occupato sempre un po' del marketing e collaboro con Nitro Italia, quindi diciamo che sono una sorta di responsabile marketing per l'Italia, per farla semplice e così, e riassuntiva. Quindi mi occupo sì anche dei clinic con i negozianti, del scrivere tutti i testi che riguardano i prodotti, dal sito ai comunicati stampa, boh, un bel po' di cose, ecco, tante cose, tutto quello che non riguarda strettamente il commerciale, diciamo così. Quindi Chiaro, questa è un po' la mia figura in Nitro. chiaro, chiaro, chiarissimo. E Nitro è uno dei brand, diciamo, ecco, più noti e comunque che stanno sul mercato da più tempo per lo snowboard, giusto? Sì, Nitro è sul mercato da più di 30 anni, ora come ora. Non è proprio dei marchi che per primissimi si sono affacciati sul mercato snowboard, ma comunque è tra i primi e i più longevi e storici comunque. È uno anche dei marchi più importanti in alcuni mercati, tipo in Europa, uno tra i marchi più importanti, in Asia è un marchio molto molto importante. Australia, Nuova Zelanda è anche ben piazzato, quindi è un marchio comunque globale e presente in tutto il mondo. Ottimo, e io ce l'ho sempre avuto come punto di riferimento un po' a Nitro, perché quando ho iniziato io, ecco,
C'era Elan, c'era Barton, c'era Nitro e uno si doveva muovere su questi tre filoni Chiaro. e c'erano questi e quindi ecco, l'ho sempre visto come un po' uno dei top brand comunque, o era il brand dei pro che seguivo all'epoca, quando seguivo ecco, Giacomo Cratter magari, quindi Beh, ecco poi in sentivo. Italia, esatto, no? In Italia noi abbiamo avuto sempre Giacomo e Filippo, che quindi sono stati per tanti anni, in quel periodo lì sicuramente, ma in tanti anni, i due rider italiani più famosi. Forse Giacomo è il rider italiano più famoso di sempre, mi viene da dire, cioè, e Filippo a ruota, perché poi dopo insieme tutti e due, quindi sì, quindi tanta dell'immagine di Nitro è anche legata a loro e grazie a loro, e insomma è stato un connubio importante in quegli anni. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Senti, allora, io, come sai, in questo podcast, cerco sempre di affrontare una caratteristica dello snowboarder ideale e cercare di migliorarla. E ecco, secondo me una delle caratteristiche più importanti è quella di avere il giusto setup, cioè il setup che è più adatto alle proprie esigenze. Quindi, se, ecco, se vuoi goderti lo snowboard veramente come un pro, devi avere il setup come un pro. Quindi, che ci racconti di Nitro per questa stagione a livello di snowboard, attacchi, scarponi? Che ci sono novità? Ci sono Okay. Ma articoli? c'è di tutto. Allora, la Nitro, facciamo così, giriamo un po' tutto il discorso, così ti stravolgo tutta la Vai! questione, che così, no, beh, a parte gli scherzi, Nitro di suo è un brand molto inclusivo, cioè Nitro è un brand che ha una collezione molto ampia, e in questa collezione ha una collezione molto ampia perché vuole dare ad ogni snowboarder la sua tavola ideale. Cioè, per stile di riding, per livello di riding e per prezzo anche. Cioè, quindi si cercano di fare tavole, chiaro, una tavola economica non andrà mai, però come una tavola top, però magari per una certa tipologia di rider, anche quella tavola lì può essere la sua tavola che lo fa divertire, che è la sua tavola da pro per il suo momento, di quel momento lì, del suo snowboarding. Quindi, ecco, Nitro di questo discorso di dare ad ognuno la sua attrezzatura. È il motivo per cui Nitro fa una collezione molto ampia, anche delle volte di tavole particolari. Noi abbiamo, non so, ti faccio degli esempi così random, no? Passiamo dal coda di rondine 203 alla tavola da bambino 86 centimetri, però dove con una tecnologia in modo che anche la tavola da 86 centimetri abbia un flex naturale. Quindi tutto un sistema molto tecnologico, per cui anche il bimbetto che va a usarsi la sua tavola da 86 centimetri non abbia un giocattolo, ma una vera tavola. E poi passiamo a tavole per il carving, per il freestyle twin tip con i fianchetti in uretano, che è la nostra un po' una novità di quest'anno sulle tavole twin tip. Cioè, in ogni categoria abbiamo qualcosa, cioè ci si fa sempre la domanda, questa tipologia di rider cosa ha bisogno? E quindi Nitro cerca di soddisfare ogni tipologia di rider, al di là di appunto del livello, del portafoglio e della sua idea di snowboard, no? Perché poi lo snowboard è un concetto astratto, perché ognuno ha la propria idea di snowboarding, e questa è una delle cose bellissime dello snowboard, no? Perché lo snowboard lo puoi fare in 67.000 maniere, cioè con grandi macro gruppi, però ognuno ha il suo, no? Ognuno ha la sua. Cioè, quello che gli piace, che poi non è detto che piaccia a qualcun altro, ma appunto chi se ne frega, no? Cioè, è bello per quello, è anche uno sport freestyle anche per questo, nella sua indole proprio. Quindi, detto questo, abbiamo tavole per tutti i gusti, per tutti i tipi, e sono sempre troppo poche. Cioè, ecco, un'altra cosa che ti posso dire di Nitro, ecco, per esempio Nitro, il responsabile di sviluppo e tutti i prodotti è il fondatore e anche uno dei soci di maggioranza del brand. Quindi, che è Tommy Delago, che è una delle anime che dal primo giorno sta dietro Nitro. Quindi lui, al di là di anche se una cosa si vende o non si vende, al di là di richieste di mercato, cioè è importante, se c'è una richiesta facciamo quella tavola. Cioè, lui è una sua anche personale, è un suo personale desiderio dare a ognuno la tavola che gli serve, no? Che vuole. E se lo vuole fare lui, che è il capo, la tavola si fa. Ecco. Perfetto, Quindi il perfetto. problema sempre delle collezioni Nitro è che sono troppo ampie in quel senso lì, no? Quindi si cerca sempre. E poi sono fatte con passione. Poi sai, la passione ti porta a fare cose.
in generale. Bien, quindi questo era un incipit. È un incipit Mi dicevi già novità o cose di bellissimo. questo tipo? Già bellissimo sul brand, già ci fa Scusami, capire. non... sì, questa era un po' una cosa in generale, no? Certo. Se poi devo parlarti di qualche tavola in particolare, ce ne sono tante che mi vengono in mente. Beh, per esempio, nell'ultimo periodo, tutta la linea Quiver, che è poi diventato quasi un brand a sé all'interno di Nitro, ha riscosso molto successo, no? Perché è nato come un piccolo laboratorio. Di alcuni rider insieme appunto a Tommy De Lago per fare delle tavole anche sperimentali o per soddisfare delle voglie particolari. Poi adesso tutta questa cosa qua si è evoluta però molto più nell'ambito freeride, quindi un freeride però che è molto divertente, no? Dove la parte fan sta acquistando sempre di più più spazio all'interno di questa tipologia di snowboarding, che poi non vuol dire non avere performance, perché il divertimento è anche la performance. Non so, ti faccio un esempio: a me, per esempio, fare le curve concatenate con la mia, cioè quando sei che cardi, poi c'è la tavola che ti rimande su e ti fai tu le belle curve con il movimento ribaltante, che cardi, vai dentro, la tavola ti ributta fuori, così, quello è una cosa che a me diverte molto, no? Ma magari arrivo giù con le gambe distrutte, sono stanco, tutto quello che vuoi, però è una cosa che a me diverte molto. E allora anche una tavola rigida, incazzata, così per me è una tavola divertente. Per quello che piace fare a me, no? Nel senso, quindi è tutto relativo, che è proprio, torniamo al discorso di prima, la bellezza dello snowboard. Esatto, è anche il motivo per cui è giusto trovare il proprio setup. E guarda, visto che Assolutamente. il campionario è così vasto e la scelta è così ampia, ma ti va magari di dircene, che ne so, un paio di modelli per tipologia di riding, quindi dal freeride, abbiamo detto appunto del freeride, dal freestyle per il park, piuttosto che un all mountain per chi magari comincia e chi vuole fare un po' tutto. Certo, assolutamente. Ma ti parlo di un po' di, appunto, ne pesco così a caso dal cilindro. Vai. Iniziamo dal park, per esempio, o dal park o il freestyle. Diciamo che in questa zona qui, parliamo dei twin tip. Un twin tip che a me piace molto, per esempio, e che non si vede tanto in giro, è la T3. È un nuovo modello di quest'anno, introdotto quest'anno. È una tavola che è nata per essere usata, cioè parte la sua progettazione per essere usata sulle transizioni. Quindi kicker grossi, pipe, spine, c'è una tavola freestyle da transizione. E, per esempio, ci sono de delle clip che si vedono su Instagram o in giro di Jan Scherer, che è un pro della nazionale svizzera di pipe, che la sta usando ultimamente e ci fa dei super trick. Lui è molto, cioè, è un super innamorato, è uno dei rider che ha partecipato allo sviluppo proprio di questa tavola. Però anche se nasce in quell'ambiente lì, in pista per esempio, si rivela molto, cioè, molto divertente in un certo senso, perché non è così nervosa, ha una bella sciancratura, diventa molto molto usabile anche in pista, e anche per un freestyle pistaiolo normale, cioè non solo in pipe giganti, in transizioni giganti. È una tavola molto molto particolare che a me piace molto e ha tutte le caratteristiche, per esempio qui parliamo di tutte le tavole Twin Tip, per esempio di Nitro. Tutte le tavole Twin Tip Nitro hanno la Rail Killer Edge, che è la lamina che è il doppio più grande rispetto a una lamina tradizionale. Ovvero la lamina, se tu la guardi fuori, cioè prendi la tavola, guardi la lamina, lo vedrai che è già parecchi, cioè diciamo un po' di millimetri più larga rispetto a una lamina normale. Ma dentro, la parte che si aggancia all'anima della tavola è grande un paio di centimetri. Quindi risultano molto molto più resistenti a urti, quindi di rail, box, questo di urti e sollecitazioni, e vabbè, e poi hai più ferro da mangiare, no? Diciamo anche quando fai rail, cose di questo tipo. Un'altra caratteristica che hanno tutte le tavole Twin Tip di Nitro, una nuova caratteristica di quest'anno, sono tutti i fianchetti sono in uretano, come le ruote da skate. Questa cosa qui, ti dico un piccolo aneddoto. Io pensavo che fosse una cosa, sai, perché tante innovazioni tecnologiche vengono fatte, ma non sempre hanno un riscontro così immediato nella realtà, no? Cioè hanno un loro perché, però oggettivamente tra tante cose, alcune dici Madonna che differenza, no? In altre dici vabbè sì, ok. Però per esempio la Beast, che è già una tavola che è già un paio di stagioni che è in giro, non lo aveva,
ne ho data una nuova, appena uscite a Vlad Kadarin, che è quel ragazzo russo che è fortissimo, che gira, cioè di base sta a Campiglio, gliel'ho data e mi fa, no, la tavola è diversa. Ho detto, no, Vlad è la stessa, ti giuro, è la stessa tavola, mi ha dato un'altra tavola diversa. No, 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 sì, però gira diverso. E io ancora non sapevo perché l'ho data ancora prima, cioè era proprio ancora prima di Natale dell'anno scorso, ancora prima che io sapessi, che non ho neanche letto, cioè è arrivata, l'ho girata, non avevo letto le disposizioni tecniche, e invece ha questi fianchetti che rendono comunque tutto il riding un po' più smooth, un po' più morbido, danno una leggera ammortizzazione delle vibrazioni anche. Quindi ecco, questo è un esempio di come un fianchetto, solo un fianchetto, cioè nella globalità della tavola può cambiare su una cosa. Ecco, queste sono due caratteristiche che tutte le tavole Twin Tip di Nitro hanno e che le caratterizzano molto, dalla T3 alla T1, che è un classicone del freestyle, appunto alla Beast di cui ho appena parlato, o alla Beauty, che è una novità Nitro, che è il suo corrispettivo da donna. Quindi un Twin Tip bello incazzato anche per le ragazze rider che cercano una tavola di un livello alto, perché comunque una tavola di un livello medio-alto, insomma, o anche alto. E questo per quanto riguarda il freestyle, cioè le Twin Tip e questo mondo qui. E di queste del freestyle, qual è quella che adesso non so che modello è, che ci vedo girare Nicola Oliviero, che ha la scritta Nitro sotto tutta un po' La pista. graffiata. Ah, quella è la B, ok, è quella, bene. La pista. Beast, bene. Conta che la maggior parte dei rider, tipo di Coppa del Mondo, quelli che fanno salti grossi, cioè quindi da Liviero a Vlad, a Torger Berggren, a Marcus Cleveland, a Sven Torgren, la maggior parte usano la pista. Esatto. L'80% di questi rider che tu vedi usano la pista. Tanti altri rider, per esempio, Sebastian Toutain usa la team. Tanti altri rider usano appunto la team, perché anche se è una tavola sempre freestyle o il mountain, cioè la tavola centrale della collezione Nitro, no? Diciamo che dalla team poi partono un po' tutte le tavole, più rigida, più morbida, più qua, più là, meno, però la team è il centro della collezione dove da tutto parte. Tanti rider di Coppa del Mondo usano anche la team, che è un po' impressionante perché tu la vedi usare sia sui rail che in big air, ma anche in freeride in Alaska. La stessa tavola, chiaro, con rider differenti sopra, ma la stessa tavola. Comunque sì, quella che si vede moltissimo è la pista. Senti, visto che abbiamo toccato un attimo questo argomento, ecco una cosa magari che non c'entra niente con gli argomenti che dovremmo trattare in puntata comunque, ma quando, ecco, si sceglie una tavola per un pro, comunque per un atleta sponsorizzato, è l'atleta comunque che la sceglie oppure è il brand che si propone, il marketing, quindi magari tu in questo caso che proponi Sempre solo all'atleta? l'atleta, Solo l'atleta, chiaro. sempre solo l'atleta, sì, Bene, bene. sempre solo l'atleta. Per quanto riguarda addirittura per noi, per quando noi abbiamo a che fare con i nostri rider, sempre solo l'atleta. Ma in Nitro in generale, gli atleti arrivati a un certo momento contribuiscono moltissimo allo sviluppo dell'attrezzatura. Quindi quando l'atleta dice, guardate, a me adesso il mio snowboarding mi sta portando in quella direzione, servirebbe una tavola più così, cioè più tonda, quadrata, esagonale, triangolare, allora vengono messe in cantiere proprio dei prototipi, cioè le tavole cambiano con le esigenze dei rider. Cioè Nitro è proprio una rider-driven company, nel senso che quando c'è un impulso dai rider, ecco che vengono sviluppati i nuovi prodotti. È così che nascono i nuovi prodotti, comunque. Quindi è proprio sempre, sempre solo dei rider in ogni caso. Bellissima È sta sempre così. Che cosa. No, poi porta magari delle volte a fare delle tavole che sono dei. dico bellissima sta cosa del Dimmi, dimmi. Rider Driven Company. È figa, figa, molto figa. Ma sai, Nitro nasce da rider, cioè sono tutti snowboarder. Cioè, la cosa, tu vai alle riunioni Nitro e vabbè. Caro, sono cambiate nel tempo. Ecco, io frequento la Nitro Family da quando ho 20 anni, adesso ne ho 40, quindi insomma, bene o male, ho visto cambiare un po' di cose. Adesso però tu hai tutti gente che lavora lì, con tutti quei bimbi e tutti a fare snowboard con i bimbi. Però c'hai di tutto, no? Cioè, quindi comunque sono sempre tutti snowboarder, dai proprietari a chi lavora dentro, a chi. Ma ecco, cioè, mi sembra una cosa comunque. Poi comunque Nitro è una company
anche se, cioè, che è grande, perché oggettivamente è grossa, però è molto familiare, è molto, è una company particolare nel suo, perché per esempio Nitro non c'ha una sede, per dirtene una, cioè, adesso sto stando un po' di palo in frasca, ma tanto andiamo, Va bene, ci è una sta. company molto, eh sì, tanto siamo qua a chiacchierare, è una company, come dire, ci sono più sedi in giro dove tutti sviluppano, poi ci si incontra, è fuori dalle schemi, ma è sempre stata così, non è che sia una cosa di adesso. Cioè, tipo lo smart working per Nitro è da sempre che è C'è così, sempre stato. è uno stato di fatto, no? Cioè, una cosa, c'è sempre stato, sì. Chiaro, ci sono degli uffici che poi servono perché poi un minimo, cioè, ti devi mettere, però, che ne so, c'è un ufficio per Ammergau, c'è una logistica in Italia. C'è un ufficio a Salt Lake City negli Stati Uniti, cioè, beh, un magazzino generale in Austria, cioè, comunque ci sono dei posti fisici, no? Chiaramente, però è tutto molto dove sono le Delocalizzato. persone, ecco, un po' così. Bene. Buttiamoci in fresca invece. Che tavole abbiamo? Che scelta di setup possiamo trovare? Una marea, cioè, beh, conta che abbiamo tutto il mondo Quiver, che sono tutte quelle così che avrete visto sicuramente che si vedono molto, tutte quelle che quest'anno sono tutte molto colorate, con i colori pastello, no, più acquarello che pastello, no? Sono tutte colorate con la scritta Nitro sotto e sono quelle nate appunto da Austin Smith e Brian Fox un po' di stagioni fa. Adesso c'è solo solo Brian Fox che porta avanti il progetto con Nitro, perché Austin Smith non è che ha cambiato sponsor, ma non ho ben capito che strada abbia intrapreso. Cioè, poi è anche lui una persona molto, molto particolare. E comunque, per il freeride, tra le Quiver, qual è che mi piace di più? Perché sono tutte bellissime. Cioè, nel senso, per esempio, c'è la Banker, quella che dicevo prima, che è la mia tavola preferita del momento, che c'è un 156 o un 159, e che è molto, molto nervosa, ma anche un bel po' incazzata, ma dà tante soddisfazioni ed è molto divertente cioè, sembra sempre che stai facendo un banked slalom, qualsiasi pista fai, vai giù col coltello tra i denti ed è molto, dà molte soddisfazioni da quel punto di vista lì. Un'altra, per esempio, sempre la linea Quiver, troviamo la nuova Slash, che fa parte di quel mondo di downsized board, cioè dove la tavola è un po' più corta, un po' più larga del normale, sempre tra virgolette, perché poi la normalità è È tutta relativa. relativa, però non c'è. Però comunque parliamo un po' di riferimenti, che è bella larga, magari è anche un po' più lenta nei cambi lamina, però è mollacciona, un nose molto accomodante, di quelle tavole che tu, che ne so, in fresca trovi una buca, una cosa, vai dentro e ti porta fuori, capito? Vai giù, occhi chiusi, qualsiasi cosa incontri sul tuo, lei va, capito? Cioè, anche senza troppi problemi, che è un'altra tipologia. Quella mi piace anche molto. Io sono un po' più dall'altra parte, però anche lei dà le sue soddisfazioni. Cambiando, uscendo dal mondo Quiver, c'è la Squash, che è una tavola che in Nitro, che è nata come Quiver, è nata come misura unica all'interno del mondo Quiver, e poi si è sviluppata. Adesso ce l'abbiamo anche da bambino, ci sono dei video di Nico Bondi col 137 che va giù come un caccia per le piste, e tipo la squash da misura unica, adesso c'è 137 da bambino, 152, 148 da donna, da uomo ci sono 4-5 misure, e c'è anche pure la versione split. Cioè, ecco, questo è un po' l'esempio di quello che ti dicevo prima, no? Ma se io mi diverto con questa tavola per fare la pista, per fare le curve, per galleggiare, che è una tavola che io trovo eccezionale, perché va in pista, va in freeride, c'ha una coda corta incazzata che holly molto bene, poi c'ha un bel nose accomodante. Ma perché, se a me piace, non può piacere anche a un ragazzino, ovvero che potrebbe essere mio figlio, no? Dico, allora perché non gli faccio il 137? Perché non ne vendiamo manco una, no? Gli dai un commerciale. E invece poi è stata fatta, no, vabbè, e invece c'è. Capito? Cioè, questa roba qui, ecco, e questo vogliamo accontentare tutta la tipologia di rider, quindi ci sono, e poi insomma hanno anche delle volte, puoi spingersi dove non c'è territori, diciamo, inesplorati commercialmente, dà anche delle soddisfazioni, delle volte no, ma chi se ne frega, cioè, nel senso, è anche un Certo. discorso che facciamo snowboard, no? Cioè, nel Esatto. senso, non so come dire, non voglio smicciare, però è bello per quello. Sì, è Quindi, la parte ecco, la bella squash. di questo stile di Sì, vita, no? chiamiamolo così, Cioè, stile di sì. vita. C'è anche il business dietro, ma è snowboard prima. Sì, un po' così, esatto, no? Cioè, quindi ecco, la squash
È una bella bomba, eh. Io vado, faccio parecchi test, in prima, cioè vado a far provare le tavole alla gente, sia ai consumer, quindi non so, alle tappe del Back to the Roots o in altri test, o anche ai negozianti, e la squash, una tavola tu la dai alla gente, tipo il 153, e la gente torna con un sorriso da orecchio a orecchio, nel 99% dei casi, perché il 153 della squash è un coltellino, è piccolina, ma è bella cazzuta, tiene, cioè tu ti butti giù e lei tiene, insomma, è una tavola riuscita proprio bene, c'è cioè una tavola che fa venire il sorriso quando la usi, che mi è la cosa, cioè è il successo finale, no? Che puoi avere. Quindi ecco, in ambito freeride, e poi ecco, la squash va anche in tutto quello che è il carving, che sta tornando prepotente, cioè la riscoperta della curva, cioè il piacere di curvare in snowboard, una cosa che per anni era dire, ma fai le curve, ah, perché c'era un periodo che in snowboard non si facevano più le curve, no? Cioè, nel senso, non in snow in generale, però che nello snowboard, quello un po' così, nell'immaginario, la curva era sparita, si era persa da qualche parte, no? E invece, meno male che è tornata, e la squash, ecco, per esempio, noi di Nitro, se uno va a vedere il catalogo, il sito, c'è un loghetto che si chiama, che recita Nitro Carver Crew, che è un loghetto, e quelle tavole lì, quelle con quel loghetto lì, sono quelle che hanno una spiccata propensione per il carving e per la curva. Anche lì in varie tipologie, più nervose, più accomodanti, meno così, meno, però tutte quelle lì sono quel mondo lì, ecco, che fa parte di uno dei tanti mondi di intendere lo snowboard. Chiaro. E se io, cioè se qualcuno che magari ecco è in ascolto e dice cavolo, vorrei approcciare, però non so se buttare, se sono più amante della fresca o del carving piuttosto che del park, vorrei qualcosa che mi va bene un La po' per team, tutto. Ok, partiamo da lì e non sbagliamo. no, con la team camber, ecco, la team, per esempio, la team c'è in camber normale, camber gullwing, che è il camber, quello, diciamo, positivo su, cioè negativo al centro e positivo su punta e coda, che è un camber, diciamo, ibrido, che a me personalmente piace molto. Piace molto in fresca, mi è piaciuto molto un periodo. Mi è piaciuto per tanti, magari su una tavola, ecco, mi piace sulle tavole un po' lunghe, mi piace quella tipologia di camber. C'è appunto la team in versione camber classico, un po' più nervosetta, in camber ibrido, un po' più giocherellona, e poi c'è in mille misure, wide, normale, cioè ogni rider può trovare la sua team. E da lì, con quella lì, quella è una scelta che raramente è sbagliata, cioè anzi, mai. Non voglio essere, però è una scelta veramente dove uno è senza, cioè una tavola anche medio-alta di gamma, dove hai già tutto quello che ti serve e non è troppo specifica, cioè vabbè, come dicevo prima, è una tavola che uno, se va a vedersi i video, la vede utilizzata in tantissime situazioni che dici, ma non può essere la stessa tavola, cioè Invece sì. veramente è così. Ecco, ti dico, ti faccio, ci sono anche rider che non sono sponsorizzati in Nitro, che la usano per scelta. Cioè, proprio ci sono rider di altissimo livello che usano la team perché non avendo altri sponsor, usano, no, non perché non ci siano aziende che vogliono dargli il materiale, ma per discorsi anche economici o altro tipo, che comunque usano le team. Quindi, che è una bella soddisfazione quando un rider potrebbe comprarsi qualsiasi tavola o comunque averle gratis, quello che vuole, però no, perché comunque usano le team, insomma, ecco, quindi questa è una buona. Quindi quella è una scelta sicuramente mai sbagliata. Abbiamo anche tavole di rapporto qualità-prezzo di un altro, nel senso, non che non sia un buon rapporto qualità-prezzo la team, però anche spendendo un po' meno, ci sono tavole, per esempio la Drop, che mi piace molto, che ha un aspetto un po' più, ha uno shape un po' più simpatico, con la punta più a punta, la codina un po' tagliata, un po' più divertente da vedere, no? Poi un po' più particolare, ecco. Poi a me piacciono anche gli shape un po' più ricercati, tra virgolette, anche il lato estetico, così. La Drop è una tavola all-round un po' più pistaiola, però che a me piace veramente molto, e la consiglio, ecco, in generale. È una tutta viola con un teschio, quello che fa la lingua, e sulla lingua c'è la misura della tavola. Così, visto che non si può vedere, la descrivo, insomma. È Dai. chiaro, chiaro, No, questo però io dico, ci sono talmente tante tavole e tante cose che poi io voglio bene un po' a tutte, no? Non certo. so come dirti, anche poi di tante ne conosco proprio l'evoluzione da quando sono nate, come sono evoluzionate nel tempo, e quindi poi ognuna, cioè dal primo prezzo a quella più cara, ognuna ha una sua storia, una sua ragione d'essere.
Non so perché. Ecco, le tavole che non hanno una ragione d'essere di solito col tempo spariscono dalla linea, perché magari non c'è più quella tipologia di snowboarding, perché lo snowboard cambia, no? È in continua evoluzione e con lui cambia proprio tutta la collezione. Chiaro. E invece a livello di diciamo attacchi, con l'attacco noi possiamo un po' andare a personalizzare ancora di più il riding, giusto? Beh, O ogni sì, tavola con ha il l'attacco suo. poi l'attacco è un pezzo molto importante perché è quello che co collega noi alla tavola, no? Cioè, quindi trovare storia di attacchi nitro è una storia comunque un po' complessa, lunga. Ecco, per esempio, non so, nitro e Tommy Dell'Ago è stato l'inventore dell'attacco in tre pezzi, no? L'attacco quello col carrello dietro che puoi muovere la talloniera per regolare la misura del piede, la talloniera d'alluminio che scivola dietro, è un'invenzione nitro. Cioè, vabbè, sembra però comunque è stato uno dei industry first di nitro nel tempo. Quindi la storia di nitro, questo per dire, no, non perché abbiamo inventato, cioè, e poi ci sono anche tante altre industry first di nitro, però per dirti che la storia di nitro negli attacchi è lunga e viene da lontano. Gli attacchi nitro, adesso c'è la collezione anche di attacchi nitro, anche lì, è meno ampia di quella delle tavole, perché comunque con gli attacchi si cerca di andare un po' più a settori e cercare di dare il suo. Attacchi ci sono, ad esempio c'è il Team Pro, partendo da un attacco che sta avendo molto molto successo in queste ultime stagioni, che è quello che si vede, c'è cioè bianco o nero con la N di nitro molto evidente sullo spoiler, che è quello appunto che si vede usare da Nicola Oliviero, da Vlad o da insomma la gran parte dei rider nitro, ma ci sono tanti altri attacchi, il team normale, lo zero, che è un attacco da un ottimo skate style, cioè è un attacco ottimo per chi cerca un feeling skate sulla tavola, che dà la giusta, c'è cioè una grande libertà di movimento, però con un'ottima tenuta anche sulla tavola. O il Rambler, che sto scendendo un po' della linea, no? Sul catalogo lo sto sfogliando un po' al contrario, è un attacco perché per me ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale e non gli manca veramente niente, ecco, co come attacco. Poi è chiaro, tutti gli attacchi hanno tutte cose in più, cose in meno. Per esempio, una cosa importante di attacchi nitro è il sistema di tutti, quasi tutti gli attacchi nitro è il sistema di ammortizzazione air. Quindi c'è degli inserti air per l'ammortizzazione del tallone o di tallone punte. L'ammortizzazione air ha un vantaggio assoluto che lavora nella stessa maniera a qualsiasi temperatura. Bene male, tutti gli altri materiali ammortizzanti, dal gel, ABS, quelli che siano, al cambiare delle temperature o dell'umidità, cambiano il loro potere di assorbimento, di urti e vibrazioni, mentre l'aria no. Chiaro. Lavora sempre la stessa maniera e anche nel tempo, quindi stessa capacità nel tempo, cioè quindi in durata 1, 2, 3 stagioni, ma anche delle temperature, quindi a più 10 o a meno 10 lei lavorerà se sempre uguale. Un'altra cosa interessante degli attacchi nitro, da un certo punto della linea in su, è la presenza di cavi in acciaio all'interno di tutte le strap, dei mille righe, dei connector. Quindi cavi in acciaio che servono a due cose fondamentalmente, a dare più rigidità, cioè minore elasticità alla parte in plastica, e poi una sicurezza che in caso di fanno meno 30, ci metto un piede sopra perché è rimasto e si spacca la plastica, perché poi le plastiche buone per buone o col tempo, cioè hai sempre un cavo in acciaio che ti viene attaccato alla tavola, che non è male come cosa, insomma, ecco. Certo. Parlando di cose puntuali all'interno della linea, il canting, ecco, la maggior parte degli attacchi nitro hanno tutti quanti un canting di 3 gradi per essere più comodi e mettere il corpo in una posizione più naturale sulla tavola. Usano il mini disc, quindi un disco sempre 4x4 ma più piccolo per andare a influire meno sul flex della tavola. Quindi tu con questo disco più piccolino che, tra altre cose, si clicca e rimane bloccato sul tuo angolo, quindi anche tu quando smonti gli attacchi ti rimane sempre l'angolo, metti che tu tiri via gli attacchi, li metti su un'altra tavola, li metti via per qualche motivo, ti rimane sempre l'angolo che avevi, sempre, tra virgolette, memorizzato, bloccato lì, no? Quindi hai sia questa funzione qui di blocco del mini disc che una minore interferenza col flex naturale della tavola. Certo. Quindi anche lì, adesso, e questo per dirne solo due, perché poi dopo, cioè, se prendiamo attacco per attacco, possiamo andare avanti Per tre ore puntate. all'infinito. Però ti ho buttato lì delle cose un po' a caso, no? No, Per no, chiaro. dire.
E questo per dire che queste caratteristiche sono spalmate un po' su tutti gli attacchi, no? Chi più, chi meno, chiaro, più sali nella gamma, più troverai attacchi più completi, ma anche qui nella gamma attacchi, come nella gamma tavole, il centro della collezione è l'attacco team. Cioè, Da lì. diciamo che dall'attacco team, da lì partono tutti gli altri attacchi, quindi un po' più rigido, un po' più morbido, un po' più permissivo, un po' più per il carving, no? Chiaro. Cioè, e da lì si muove la collezione. E gli attacchi da donna, ecco, tutta questa cosa mi sono dimenticato di parlare delle donne. Per esempio, la collezione di attacchi da donna è abbastanza interessante perché non è sviluppata in un downsizing di un attacco da uomo. Cioè, nel senso, detta proprio volgarmente, non è l'attacco S da uomo fatto per le donne. No, è un attacco sviluppato di una misura sua sul piede medio femminile e con delle plastiche, dei materiali plastici che hanno una resistenza diversa, nel senso che si deformano con un impulso minore rispetto a quello da uomo, a parità anche di misura, no? Nel senso che tendenzialmente anche una ragazza che può avere anche il 40 di piede non avrà mai la leva o la forza di un ragazzo con 40 di piede, cioè mai no, però tendenzialmente no, quindi comunque deve rispondere, quindi c'è tutto uno studio e sono sviluppati sul piede, sul peso e sull'anatomia femminile anche le i rapporti dello spoiler e tutte queste cose qui, insomma. Ah, chiaramente facendo anche gli scarponi, perché qui dopo uno si attacca a tutte quante le cose, hai modo, specialmente del discorso attacco scarpone, di avere tutta una serie di riferimenti corretti con quelli che okay, vanno bene anche su tutti i licei. Non è che adesso per forza, però all'ottimale viene lavorato così, insomma, no? E sugli scarponi nitro, poi lì. Se sugli attacchi possiamo parlare un'ora, sugli scarponi possiamo parlarne, cioè ci si apre un mondo, un altro mondo gigante sugli Sì, scarponi. immagino, perché tra tipologia di riding, tra sicuramente le Sì, varie ma anche tecnologie. proprio dello sviluppo, però per dirti, ecco, la sede di sviluppo dei scarponi nitro è a Montebelluna in Italia, in Ciao. Veneto. Questo perché? Perché a Montebelluna da, non so, X Milano, Milano no, però X decenni, è proprio il centro dello sviluppo dello scarpone di montagna, cioè c'è una cultura, una storia, una sensibilità nello sviluppo de degli scarponi o della scarpa in generale molto profonda. Quindi, gli scarponi nitro, il nostro tecnico si chiama Sergio, che saluto, ciao Sergio, che dico di ascoltare il vlog, Sergio che lui si occupa del fitting, dei materiali, delle soluzioni interne per uno scarpone, sono mille, se tu apri uno scarpone dall'interno e lo smembri e lo metti su un tavolo, no, non hai idea di quanti pezzi possono essere, pezzi che vengono poi cuciti uno sull'altro e devono essere tutti calibrati nella loro rigidità dall'interno verso l'esterno, cioè un mondo molto particolare e con grande passione. Con lo scarpone nitro sviluppato in Italia, poi chiaro, la produzione avviene in Cina. Come tanti prodotti, perché l'industrializzazione ormai viene fatta lì, però la parte di progettazione, modellistica e di sviluppo viene tutta seguita qui e poi, chiaro, anche da personale nitro che vive e segue la produzione direttamente in Cina. Qui Certo. ti aprirei un altro capitolo su come gestiamo la produzione in Cina, ma cioè Cina, Taiwan, Thailandia, insomma, andremo avanti. Comunque, ecco, la cosa importante di scarponi, che c'è una parte italiana, che questa è una cosa un po' in un blog, cioè come nel tuo podcast italiano è carino sottolineare che Certo, c'è già un ufficio assolutamente. e ci torniamo al punto di prima, che Nitro è un'azienda sparsa sul territorio mondiale, così, e quindi la parte di Gruppo Scarponi è a Montebelluna, qua in Italia, insomma. Certo. Quindi, C'è ce n'è. una domanda vorrei fare, no, una domanda, ecco, vorrei provare ad aprire questo micro capitolo, micro parentesi. Una cosa che io sinceramente vado in snowboard da boh, 15-20 anni, ma non ho mai capito come faccio a scegliere il giusto attacco, a parte il provarlo, no? Chiaramente uno dice ok, vado a un test ride, li provo, vedo qual è il feeling migliore, però sì, io ecco, entro in un negozio e magari mi faccio consigliare dall'addetto alla vendita, eccetera, ma se no io come faccio a sceglierlo? Che ne so, lo scelgo più rigido e più reattivo perché amo di più il carving o l'andare in fresca, piuttosto che uno più morbido e permissivo, siamo il park. Funziona un po' così questo parallelismo che ho fatto adesso. Io mentalmente ho sempre ragionato in questo modo, ma non so se è corretto. Manco io.
Nel senso che anch'io, cioè, l'attacco è soggettivo, cioè, io in anni di esperienza non so di mio orario, perché io, per esempio, per un periodo volevo solo attacchi morbidi, cioè, io usavo lo zero, ho usato anche su alcune tavole, ho lo zero, anche su tavole molto rigide, perché mi piaceva avere comunque sì il piede fisso sulla tavola, ma lasciare la rigidità allo scarpone. Ok. Così, perché mi piaceva così quel periodo lì. Rider, io ho rider, ci cioè, ho avuto a che fare perché poi per tanto periodo davo io proprio il materiale, cioè raccoglievo gli ordini e mandavo la roba agli atleti. So dirti chi cosa voleva Tizio, Caio, cioè cosa. E lì ho tantissimi esempi. Un esempio surreale, secondo me quasi surreale, è Elia Serrad, che è il rider, quello che ha sviluppato la Santoku, che fa quei video, cioè lui è un esteta, è un poeta dello snowboard per me, uno che c'ha un riding bellissimo, micidiale, cioè bello, una cosa bella. Lui usa, cioè delle volte, lo guardavo, eravamo a snowboardare a un meeting nitro così, e poi guardo nei video, cioè usa gli attacchi, non dico quelli da, ma il primo prezzo, ma neanche, cioè un attacco da 139 euro, perché lui non vuole, cioè lui è talmente leggero sulla tavola, cioè la leggerezza per lui del gesto è talmente importante in neve fresca che meno roba c'ha tra di lui e la tavola, più è contento. È chiaro, Cioè, è. non so se mi No, capito. Poi invece c'è chi è vuole invece, che ne personalizzato, eh. so, vuole anche rider che magari vogliono il machine con lo spoiler in carbonio, la fibra di carbonio dentro nel baseplate perché vogliono l'attacco più, cioè penso un impulso, la tavola già deve farlo, capito? L'attacco, ho parlato di estremi, Chiaro, Allora, chiaro, la chiaro. regola di base viaggia sul più morbida la tavola, più mettici un attacco morbido, perché comunque devono andare un po' di pari passo, perché se no hai un attacco molto rigido, su una tavola morbida dai un impulso, la tavola si deforma tantissimo, troppo, no? Cioè, quindi di pari passo, quindi la regola generale è quella di andare un po', più la tavola è rigida, più voglio carvare, più voglio una tavola incazzata, così più avrò un attacco rigido. Quindi, che so, il Phantom Carver o il Team Pro, cioè queste cose, più invece voglio fare Parker, Rail, allora magari prendo uno Zero, un Rambler, sto più da queste parti, come, cioè mi muovo nella collezione, adesso io faccio i nomi degli attacchi nitro, ma è valido in generale, Sì, cioè nel sì, sì. senso, però ecco, l'attacco può avere anche più di altre categorie, secondo me, può avere delle eccezioni anche molto, molto evidenti, molto così, eclatanti, quindi lasciate l'attacco. Chiaro, molto soggettivo, ma poi ci sono delle caratteristiche. Sicuramente una buona ammortizzazione in un attacco fa sempre bene, perché comunque le vibrazioni, ti stanca meno il piede, cioè, no, stancare il piede è importante non stancarlo, o le ginocchia, perché tutte quelle micro vibrazioni che siano anche, magari, non so, una pista ghiacciata, o anche appena fresata, ma ghiacciata dura, quelle così sulle ginocchia alla lunga si sentono. Poi è chiaro, dipende anche da quante giornate di riding fai all'anno, come, cioè. Insomma, quindi tante cose, però una buona ammortizzazione dell'attacco è consigliabile dal mio punto di vista, insomma. Ecco, anche qui se io devo consigliare un attacco, anche nel mondo nitro, il team come attacco è l'attacco centrale dove non si, ecco, un attacco diciamo centrale così non sbagli mai, né con uno né con l'altro, perché poi la comodità è importante. Poi ci deve andare anche uno scarpone che ci entri bene nell'attacco, no? Perché poi tendenzialmente al 90% sono tutti compatibili per numero corretto, ma poi ci sono sempre le eccezioni di boots che hanno una vestibilità più larga, più stretta, più lunga, certo, ma ecco una cosa, essenzialmente se si hanno numeri un po' al limite del cambio taglia, di controllare sempre bene, magari direttamente in negozio, se lo scarpone calzi bene all'interno dell'attacco, no? Questo è un consiglio generale. Certo. Ma infatti, ecco, il consiglio generale è sempre quello di quando devi scegliere un attacco, portati dietro tavole e scarponi e vedi se tutto il fit, Sì, insomma, va soprattutto lo bene. scarpone, Esatto. perché poi con la tavola alla fine lo monti in negozio, non è che puoi vedere, però invece la prova a secco dello scarpone già capisci se c'è, ecco perché magari poi una particolare forma di scarpone, una particolare forma di attacco, magari hai dei particolari punti di contatto che possono dare poi delle abrasioni non carine, non volute, no? Insomma, Chiaro, quindi ecco chiaro. uno magari già lì, ecco già a secco in negozio, un po' occhio, può già capire se proprio non va dentro bene, cioè anche lì. Quello si può vedere, poi te gusti, nel senso che tutti. Certo. Però ecco, la scelta dell'attacco è comunque, diciamo che a tenersi la regola di
di andare di pari passo all'agilità della tavola, con una regola generale da qui almeno un buon punto di partenza, ecco. Assolutamente. In E comunque generale qua quello sì. tra caratteristiche della tavola, caratteristiche degli attacchi, caratteristiche degli scarponi, caratteristiche del proprio riding, ecco, le combinazioni sono più che infinite. Quindi l'unico modo vero è scegliere in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, ma soprattutto testandoli sul campo. E quindi qua apriamo un capitolo un po' delicato purtroppo in questi giorni, perché non si sa di che morte dovremo morire nelle prossime settimane, ma ecco. Ci sarà No, modo di ma io fare no, qualche insomma, voglio test? essere, cioè, secondo me, ma io voglio essere positivo, a meno che non ci siano delle cose gigantesche, gli impianti apriranno e faremo una bella stagione di snowboard. Io voglio essere positivo, e perché voglia di snowboard ce n'è tanta, più di altre stagioni, voglia di stare all'aria aperta, cioè lo snowboard è in ottima salute come sport, è sempre più in ottima salute, se devo dire, lo vedo bene, ecco, lo snowboard in generale, al di là di che il mondo non stia molto bene, però lo snowboard di per sé lo vedo in ottima salute. Chiaro, noi stiamo organizzando adesso appunto tutti i vari test tour, le varie cose, e queste norme Covid, così non abbiamo ancora ben capito come vanno a influire su queste cose. Però, beh, lo vedremo, anche perché le cose sono in evoluzione quotidiana, quindi quello Certo. che diciamo oggi, già magari domani non è più valido, se non so quando andrai online con questa intervista, però quello che parliamo oggi, già magari tra 5 minuti potrebbe essere già diverso. Però comunque io sono assolutamente fiducioso, ecco, Anch'io come te, super assolutamente. fiducioso. Assolutamente, perché ho tanta voglia di tornare sulla neve, non vedo l'ora di tornarci. Ho provato già ad andarci ad Intertux, ma ho beccato l'unico weekend di bufera di ottobre e non ho sciato un cavolo. Però Vabbè, vabbè. Antonio, Intertux è vicina, no? Tanto hai fatto presto, sei uscito di casa 5 Sì, minuti. quelle 7 ore per andare, 7 ore per tornare, abbiamo sciato 2 ore. Vabbè, però. Vabbè, dai, non male. Due Non ore si. su 14 di viaggio, però Esatto. intanto quello Non si è spreca andata. niente, non si butta niente. No, no, assolutamente. Max, che dire, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dato, per le tue parole, per la tua competenza, per i tuoi consigli. Non so se hai qualche altro consiglio, qualche altra cosa da dirci che vuoi dire agli ascoltatori. No, adesso onestamente non mi viene niente, anche perché mi sono già dilungato un botto su argomenti X e Y, così. Quindi magari ci sentiamo un'altra volta. Ma volentieri, Facciamo volentierissimo. un'altra chiacchierata più avanti. Super Magari dopo volentieri. che saremo andati a snowboardare un po', ci Esatto, sentiamo esatto. e capiamo un po'. Super Quindi dai, volentieri. rimandiamo altri argomenti alla prossima E... puntata. Esatto. E magari, ecco, vediamoci prima, magari ci vediamo prima sulla neve di persona, che è Esatto, sempre la sì, cosa, perché l'augurio comunque migliore che adesso. possiamo Io darci. credo che venerdì vado, no, venerdì sì, o venerdì o sabato vado, al massimo lunedì, quindi Solda, mi dicevi, vado a giusto? Solda a vedere un po' com'è la situazione. Comunque sì, ci saranno occasioni per vedersi sulla neve, anche perché insomma ci sono spesso. Sì, dai. Bene, dai. E niente, dai, allora ci vediamo sulla neve o ci vediamo su un'altra puntata. Ciao Max, grazie mille. Assolutamente, bella, ciao ciao!